Benvenuti a questa presentazione del Kona EV Channel. Come potete vedere sono un diversamente giovane e nella mia vita ho guidato diverse autovetture, partendo dalla 500, la mitica 500, quella vera, a una 850 Super che non so quanti di voi ricorderanno, macchina assolutamente inguidabile sulla neve, e qui siamo in Valle d'Aosta, passando a una 127, due ritmo, prime macchine disegnate al computer, oserei quasi dire meno male che i computer hanno fatto dei grossi passi avanti. Poi sono passato a una Alfa Sud quadrifoglio oro, probabilmente, visto i tempi che ci ho messo per riceverla, l'ultima Alfa Sud quadrifoglio oro prodotta in Italia. Sono rimasto ancora con l'Alfa Romeo, con una Alfa 33, seconda serie, e poi ho deciso di passare alle macchine orientali e ho acquistato una Corolla Toyota che ho tenuto per 7 anni e devo dire che mi ha dato molte soddisfazioni. Pensate che in 7 anni ho cambiato una luce targa e l'accendisigari. Da lì 2 RAV4, uno dopo l'altro, e poi sono stato attirato dal mondo dell'ibrido e ho acquistato una Toyota Auris. E devo dire che mi piaceva molto riuscire a viaggiare per quei pochi chilometri che potevo in assoluto silenzio in elettrico, però morale della favola, facevo 20 chilometri con un litro e quindi non è che avessi fatto dei grossi passi avanti. Per cui ho deciso di passare a una macchina plug-in, la Ioniq della Hyundai, e mi sono accorto che nell'uso normale di questa autovettura riuscivo a viaggiare quasi sempre soltanto in elettrico, a parte quando dovevo fare viaggi più lunghi di 40 km, ma se no, andando da casa mia ad Aosta e viceversa, riuscivo a farlo tranquillamente in elettrico. Per cui, perché non passare a una macchina completamente elettrica? E quindi ho deciso di ordinare una Kona 64 kW. Mi arriverà tra qualche mese, quindi questo è soltanto un video di presentazione, i video veri sulla macchina verranno più tardi. Però prima di acquistare questa macchina mi sono informato, ho letto, guardato tutti i video possibili e immaginabili sulla Kona e anche sulle altre auto elettriche, in particolare tutti i video di Matteo Valenza e di Electron Volt sulla Tesla, e mi è piaciuto molto questo loro modo di fare, di spiegare il funzionamento, le sensazioni, i problemi anche delle loro vetture. Inoltre ho visto diversi video canadesi che avevo la fortuna di riuscire a capire perché parlo il francese, dove spiegavano in maniera dettagliata il funzionamento, che so, del navigatore piuttosto che della climatizzazione, dei fari, eccetera, in maniera molto dettagliata. E ho pensato di fare la stessa cosa per gli utenti italiani, quindi di descrivere il funzionamento, i problemi, tutto quanto si può dire di questa autovettura. Detto questo, vorrei fare una considerazione generale sulla mobilità elettrica. Allora, io, a differenza di molti youtuber che parlano di questo argomento, non sono pienamente convinto che la mobilità elettrica sia la soluzione a tutti i problemi del mondo. Penso che ci siano ancora molte cose da risolvere. Intanto la distribuzione dell'energia elettrica. Se l'energia elettrica è prodotta da centrali idroelettriche, ok, è a inquinamento zero, ma se già viene prodotta con centrali termoelettriche, quindi a carbone, a gas o quant'altro, non si fa altro che spostare l'inquinamento da un posto all'altro, e visto che il pianeta comunque uno è, prima o poi se ne subiscono comunque le conseguenze. Abbiamo poi il problema dei tempi di ricarica, della durata delle batterie, del riutilizzo delle batterie, che sono ancora delle cose su cui bisogna lavorare molto.
Anche l'idrogeno non lo vedo pronto a una diffusione di massa, anche perché bisogna utilizzare un sacco di energia elettrica per produrre l'idrogeno, e quindi ritorniamo al discorso di prima. Poi questo idrogeno deve essere stoccato in bombole, trasportato dentro i distributori e quindi con dei camion, e poi questo idrogeno, una volta che entra nella macchina, fa il percorso inverso, cioè l'idrogeno serve di nuovo a produrre energia elettrica. Quindi già soltanto questi due passaggi comportano una perdita del 40-50% di possibilità di energia, e quindi al momento probabilmente nessuna di queste soluzioni è pronta per una diffusione di massa. Sicuramente in futuro l'evoluzione della tecnologia, non so se riuscirò a vederla, migliorerà molto queste tecnologie, e quindi questa cosa qui sarà possibile. Poi c'è un altro discorso da fare, è che se è vero che forse non siamo ancora pronti tecnologicamente a una diffusione di massa della mobilità elettrica, ci sono anche delle categorie di persone per cui forse non è consigliabile usare una macchina elettrica. Innanzitutto il costo. Le macchine elettriche costano 10-15 mila euro in più rispetto allo stesso modello, ammesso che si possa fare questo paragone, comunque allo stesso modello di una macchina termica, e quindi questo è un primo problema. Secondo, io trovo difficile riuscire a gestire una macchina elettrica se non ho la possibilità di ricaricarla a casa o ricaricarla al lavoro. Io non ho più il problema del lavoro, perché nonostante la signora Fornero sono riuscito ad andare in pensione, e come ripeto sono in Valle d'Aosta, per cui l'energia è prodotta da centrali idroelettriche, quindi senza inquinamento. In più ho un impianto fotovoltaico da 6 kW che mi aiuta, quindi sono nelle condizioni migliori, ma la persona che abita in un condominio dove nei garage non è possibile portare la corrente elettrica e deve ricaricare solo con le colonnine, credo che questo sia un problema. Secondo problema è se io devo fare sovente, tutti i giorni, devo fare 700 km e ho una vescica, non è il mio caso, a prova di bomba, per cui non ho bisogno di fermarmi, potrei anche farli. Ecco, con la macchina elettrica al momento non è possibile. Devo per forza di cose fermarmi a ricaricare. Poi sì, è vero, posso fare 700 km di seguito, non è mai una buona cosa, anzi forse sarebbe anche meglio fermarsi comunque, e quindi durante la sosta, se la organizzo per bene, posso fare in maniera di fermarmi a mangiare e nel frattempo ricaricare, quindi non perdo tempo nella ricarica, tutto quello che volete. Però secondo me ci sono ancora dei problemi in questo campo. Detto questo, anche secondo me, per me è sicuramente una scelta valida e interessante. Bene, abbiamo concluso questo primo video di presentazione, e quando mi arriverà la macchina comincerò a preparare degli altri video sul funzionamento, le sensazioni, i contenuti di questa Kona EV64, e spero che questa sia una cosa che vi sia utile.